come intervenireste se poteste intervenire voi? Ma sicuramente se è possibile fare un piano. Per quanto riguarda, non è più pensabile che siamo, la polizia intesa come in generale sia divisa in più corpi. Non è più possibile pensare a questo. Adesso, oggi ne parlavamo, c'è una proposta che come sindacato a livello nazionale, il nostro segretario generale ha fatto un punto forte, quella di centralizzare il servizio centralino dei corpi di polizia e dare qua è un eufemismo borbonico, lo definisco, dare il servizio a un'agenzia esterna che a sua volta riceve le telefonate e le smista ai vari corpi di polizia, quindi perdita di tempo, aggravio di lavoro e spesa economica che non è più pensabile. Perché allora abbiamo pensato non creare un cervello unico, dare la disponibilità alla gestione di questo cervello a chi realmente in provincia ha la gestione della Polizia di Stato e comunque della sicurezza pubblica, che è questore, che è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, centralizzare tutto sulla figura del questore, fermo restando la specificità dei vari corpi di polizia, delle proprie attribuzioni. Ci sarebbe un risparmio economico immane, sia a livello di uomini che a livello di economico. Si è la unificazione delle di polizia. E si potrebbe reinvestire magari per cercare di ovviare qualche problema. Cercare, noi saremmo certi che tutte le risorse umane potrebbero essere utili ad andare a coprire quei famosi buchi che riguardano le piante organiche delle forze dell'ordine, non della polizia, delle forze dell'ordine, con risparmi economici sulle locazioni degli affitti, evitando così doppi lavori. Si andrebbe probabilmente a far saltare qualche testa, tanto per questo, perché con un unico fulcro che diverrebbe il questore e con le varie specialità salterebbero parecchi funzionari dello Stato. Quindi la classica buona idea che in Italia non può trovare applicazione. È stata percorsa più volte questa situazione, purtroppo non è a livello base che si trovano intoppi, ma a livello verticista, perché non si riesce a capire dove allocare queste persone che hanno acquisito dei privilegi molto grandi. E comunque sono figure di un certo spessore nella propria amministrazione, si sta parlando di specialità all'interno di una che noi chiamiamo polizia, ma che potrebbe chiamarsi in qualsiasi modo. Tenga presente un'altra cosa, noi si parlava di centrale, questo penso sia pure un argomento conclusivo poi, di centrale unica. Noi ogni anno, come Stato italiano, amministrazione dello Stato, paghiamo, noi cittadini, la multa, la famosa multa, perché non abbiamo istituito dal 1999, se non sbaglio, il famoso, o il 2009 probabilmente, il famoso numero unico di intervento, il 112 europeo. Noi non l'abbiamo mai istituito. E questo che succede? La Comunità Europea dice: siccome non vi siete attenuti alla direttiva, che è una direttiva vincolante, quindi obbligatoria, voi pagate la multa perché non avete unificato. Abbiamo avuto delle questure pilota, tipo Salerno, che sperimentarono il discorso 112 con sala operativa unica, divise da vetri, dove c'erano due operatori, l'operatore dell'Arma dei Carabinieri e quello della Polizia di Stato, divisa da un vetro con un centralino promiscuo che rispondeva a questo 112 e non sapeva a chi dare l'intervento. Cioè, era un po' così, perché nessuno riusciva a dire no, si fa in questa maniera. Quindi noi abbiamo queste spese ingiustificate a questo punto, che dobbiamo pagare perché nessuno che ha l'obbligo di decidere, visto che noi ci rimandiamo per decidere, come ci parlo come cittadino, di dire no, adesso si cambia regime, si cambia la norma, si vede di pianificare quelle che è veramente le strutture delle forze di polizia. Noi ci aspettiamo questo, cioè che in futuro si riesca ad arrivare finalmente a questa famosa unificazione e non a mirabolanti call center. Voglio concludere questa piccola intervista con voi dicendo che il nostro lavoro di sindacalisti, la nostra attività sul territorio è quella di cercare di far funzionare meglio la Polizia di Stato e far garantire ai poliziotti e assicurare ai poliziotti i diritti
che hanno. Noi in tal senso, a nostre spese, come sindacato autonomo e come segreteria provinciale di Pistoia, abbiamo stipulato alcune polizze assicurative a favore dei poliziotti che prestano servizio solo nella nostra provincia. Parlo di una polizza assicurativa per coloro che fanno servizi automontati. E perché facciamo queste polizze? Perché noi il nostro lavoro è quello di cercare di far lavorare meglio il poliziotto a favore del cittadino. È impensabile che un cittadino chiama al 113 per un qualsiasi fatto, chiede aiuto, perché quando si chiama al 113 si chiede aiuto. Il poliziotto, che comunque è un professionista della sicurezza, lo deve garantire, si precipita a casa sua, per un qualsiasi motivo può picchiare contro un palo, può avere un incidente, può succedere qualsiasi cosa. Se fa il danno lo paga. Noi in questo modo cerchiamo di garantire servizi al cittadino e al poliziotto. Oltre a questo tipo di polizza, sempre per una tranquillità del personale, abbiamo anche stipulato la polizza di tutela giudiziaria a favore dei poliziotti. Sempre con sono polizze che cercano di fare espletare la propria attività ai poliziotti con più tranquillità. Siamo spesso oggetto di attenzioni da parte dei delinquenti, da parte di coloro che vogliono che la polizia non funzioni. Con questa polizza cerchiamo di far lavorare, e io in prima persona lavoro un po' meglio, grazie a queste piccole pillole che garantiscono un po' più di tranquillità a tutti i poliziotti della provincia di Pistoia. Noi ce la mettiamo tutti e, come dice il motto del SAP, siamo orgogliosi di essere SAP.